Ci sarà un ultimo treno prima della luna su Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video dove andiamo a cercare di comprendere se questo trend attuale può avere una pausa, una piccola pausa che potrebbe anche permettere un ingressino eventuale prima di raggiungere altri livelli e soprattutto prima di rompere il super livello di resistenza psicologico che in questo momento sta fermando l'ascesa, la scalata di Bitcoin, mentre anche altre criptovalute si stanno muovendo in modo estremamente importante. Soprattutto abbiamo visto anche ETH muoversi, per esempio. Infatti recentemente, diciamo, il cambio ETH BTC ha fatto un piccolo pump, e questo movimento quindi attuale di Bitcoin, che è un movimento di riassorbimento degli eccessi di questo trend rialzista, potrebbe in effetti essere l'ultimo treno prima della luna. Ne parliamo in questo video, ragazzi. Prima di andare avanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni, ma vi do una notizia in anteprima e ce ne sarà un'altra importantissima verso metà del video. Allora, la notizia importante ovviamente è che oggi alle ore 20, quindi tra pochissimo, saranno estratti i due UID vincitori di $250 di giveaway sul nostro canale Telegram, gratuito in descrizione. Sarà comunicato l'UID vincitore sia per gli iscritti a BitGet sia per gli iscritti a Bybit. Ma la promozione continua, ragazzi, e sul link che vi lascio in descrizione potete continuare a registrarvi per altri 15 giorni, perché la prossima settimana ci saranno altri $250 di giveaway, perché siamo nella settimana del Black Friday. Quindi su BitGet ottenete anche $600 di posizione future dal link che vi lascio in descrizione, e su Bybit $500 di posizione future. Tra le altre cose, già vi anticipo che che per i nostri ref nei prossimi mesi arriveranno anche tante promo dedicate solo a loro. Il link è in descrizione, partecipate sia a queste promozioni sui loro future che vi regalano, sia al giveaway che estraiamo a sorte ogni lunedì. Importantissimo. Va bene, ragazzi, allora prima di andare a vedere i grafici con l'analisi tecnica in pratica e l'analisi ciclica, volevo parlare anche di una questione brevemente. Allora, tutti i dati che sono con le news di questa settimana in questo Bitcoin Monday ci portano a mercoledì come giornata di possibile fase di oscillazione di volatilità, perché c'è sia la riunione del FONC sia il dato relativo alle richieste di sussidi di disoccupazione e al PIL, che è sicuramente il dato più importante in questo momento, soprattutto se dovesse essere un po' inferiore a quanto previsto, ancora molto alto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vi ricordo che poi giovedì è festa e venerdì è festa negli Stati Uniti, quindi volumi sottili giovedì e venerdì, attention please, perché potrebbe esserci anche un sell non è un sell on news, diciamo un sell pre-party, cioè un intascare i profitti fatti prima delle feste. È un po' in effetti questa fase attuale di Bitcoin ce lo ricorda, quindi tenete a mente queste situazioni. Poi i dati relativi agli ETF di Bitcoin continuano ad essere fortemente rialzisti, non c'è nessuna inversione. Guardate il picco incredibile di volumi che c'è stato, ne abbiamo parlato per tutto l'anno, da gennaio del 2024, tutto l'anno vi ho ripetuto che era una fase accumulativa, era una fase accumulativa evidente anche dai volumi, era proprio facile e questa cosa, insomma, era innegabile. Per questo mi sono anche esposto, perché di solito no, non lo facciamo mai in mercati aleatori, ma in questo contesto era molto semplice andare a vederla, perché è evidente, insomma, no, che i volumi in rialzo sono molto più alti di quelli in ribasso, anche perché i dati sugli AUM di BTC sono aumentati. Allora, ancora forza per quanto riguarda Bitcoin e per quanto riguarda gli ETF, ma debolezza per quanto riguarda invece l'analisi tecnica. Quindi prima analisi tecnica, poi analisi ciclica. Allora, grafico giornaliero per quanto riguarda Bitcoin è 4 giorni sotto il massimo storico raggiunto sui prezzi di Bitstamp a $99.800,
non ci ha fatto un regalo, ragazzi, e ahimè, se non arriverà ai 100.000 dollari, io non potrò mostrarvi una cosa che ho da luglio del 2024 che è in attesa lì per voi, perché se non raggiungiamo i 100 io non posso fare questo video. Vabbè, allora speriamo di raggiungerli al più presto. Dove stiamo andando? Intanto 4 giorni di struttura sotto il massimo precedente evidenzia che qui è iniziato un mini trend di chiamarlo ribassista mi sembra un po' eccessivo, un mini trend di correzione degli eccessi successivi. Vi ricordo che i grandi pump che sono avvenuti post election day del presidente Trump sono avvenuti nella prima parte, in realtà, perché è stato proprio l'elezione, il giorno dell'elezione del 6 di novembre, che ha innescato un breakout importantissimo del precedente livello di resistenza ai massimi storici di Bitcoin di marzo, diciamo non storici, e che erano in questa parte qui. E poi sì, in realtà erano proprio anche quelli storici in questo caso. E poi questo breakout ha sancito, vedete, da questi massimi il rialzo in questa zona di oscillazione per un 21%. Poi dopo c'è stato in effetti un altro balzo fino a questa zona dell'11%. Questo è normale perché la fase di pump, no, rialzista si è un po' spenta dopo il primo pump iniziale, perché poi in totale il movimento è stato ad ascensore molto pronunciato. Quindi il fatto che Bitcoin si appresti magari a entrare all'interno di questo spazio di queste due medie mobili non è niente di anomalo, e anche in questo momento, nella giornata di oggi, ha proprio toccato la media mobile a 11 periodi, quella che io utilizzo, le 11.21, che tra l'altro io spiego in una lezione dedicata nel mio corso Basic come andarle a utilizzare, e sono utilissimi in questo caso proprio su Bitcoin. In pratica sono vicini, no? Funge da livello di supporto, ma in realtà è l'area interna a queste due medie che funge a livello di supporto, cioè questa zona qui. Però ovviamente in una fase ancora di forza di Bitcoin è bastato solo il touch, no, di questo livello della media mobile a 11 periodi intorno alla zona di 95.000 dollari circa, e il mercato già ha rimbalzato. In realtà c'è anche un altro livello di analisi tecnica molto importante, che è quello relativo al minimo della settimana del giorno 21, giovedì 21 novembre, che è esattamente corrispondente a 94.000 dollari, che è il primo livello di supporto per Bitcoin di questa fase tendenzialmente correttiva. Dove ci porterà questa fase correttiva? A uno stampo un po' più pericoloso, sì o no? Facciamo analisi ciclica e poi le conclusioni, no? Le riflessioni su questo movimento, se effettivamente è l'ultimo movimento ribassista prima di breccare i 100.000, prima di andare sulla luna, to the moon. Vediamo se effettivamente c'è questa possibilità. Allora, la struttura mensile dei cicli di Bitcoin è un po' incerta, ma al momento io prediligo questa struttura, cioè con un mensile che si è chiuso in forma da 25 giorni in questa zona i primi di novembre, poi è partito il secondo ciclo mensile di questa fase, che in realtà, se rispecchia quelli che sono i livelli temporali del precedente a 25 giorni, teoricamente porta una sua naturale conclusione venerdì di questa settimana, che si va a sposare anche un pochino con la questione legata al fatto che ci sono queste fasi di pausa, no? Che abbiamo visto anche per gli Stati Uniti, di mercati chiusi, di cui insomma vi stavo parlando. Allora, da un punto di vista di chiusura di una struttura mensile, vedete qui come è andata a chiudere effettivamente proprio in mezzo alle due medie. In questo contesto, secondo me, il breakout della media arancione è un po' eccessivo, perché qui eravamo in una barra di congestione e le medie erano molto vicine, qui invece sono molto distanti tra di loro, quindi un'eventuale fase anche di chiusura di questo mensile in barra di congestione con una leggera fase ribassista tipo così mi garba, e basta, e avanza a chiudere tutta questa struttura ciclica. Ovvio che qui parliamo invece di aleatorietà, a differenza di quello che vi ho detto prima sugli ETF, perciò bisognerà andare a vedere in effetti poi Bitcoin che cosa ha intenzione di fare. In sostanza,
ha fatto sicuramente un ciclo da 10 giorni che è partito il 4 novembre, chiuso il 14 di novembre, e attualmente sta sviluppando altre strutture cicliche. Questo sembra l'altro movimento, vedete, da 11 giorni, e quindi potremmo anche assistere a un altro scenario, cioè al concetto che da qui potrebbe partire il terzo movimento, quindi come se questo fosse il primo, questo il secondo e qui magari un terzo movimento, che va a fare cosa? Un altro balzo addirittura, per poi chiudere un mensile lungo. Quindi la questione qui è cercare di comprendere se effettivamente il ciclo mensile di Bitcoin attuale sarà un ciclo corto come quello precedente da 25 giorni, e quindi far rientrare con una magari probabilità questa struttura magari un po' in forma ternaria più piccola, oppure se questo mensile di Bitcoin sarà normale. E quindi se sarà normale 30-35 giorni, molto probabilmente tra pochi ore, anche un giorno massimo, partirà un altro swing che avrà tutte le carte in regola addirittura per fare anche il breakout dei massimi. Quindi teoricamente è questa la sfida ciclica che dobbiamo andare a controllare. Questa sfida ciclica è molto complessa, perché oltre alla questione legata all'eventuale ciclo mensile, si sposa anche con una logica del ciclo trimestrale di Bitcoin, che ci riporta al dilemma della ciclicità annuale, cioè annuale iniziato dai minimi di agosto oppure dalla chiusura minima in settembre. Quindi se è così, il trimestrale va calcolato da qui, e un eventuale trimestrale calcolato da qui avrebbe tutte le carte in regola di chiudere proprio nei prossimi giorni, quindi avere una debolezza leggermente superiore. Secondo me, se da qui il prezzo di Bitcoin riparte a bomba tra oggi, stasera o domani, per tentare un nuovo massimo, la visione di un trimestrale iniziato da questo punto che deve andare a concludersi mi viene un po' meno. Mentre se questa debolezza aumenta ancora di più a livello temporale e fa una chiusura un po' più pronunciata, si potrebbe anche valutare una chiusura di un ciclo trimestrale. Fatto sta che questa fase di Bitcoin è leggermente pericolosa, anche se non pericolosa in termini di lungo periodo, ma potrebbe essere anche un'occasione appunto per prendere l'ultimo treno prima della luna. A proposito, ragazzi, dell'ultimo treno prima della luna, nella giornata di domani partono le nostre offerte Black Friday per quanto riguarda Trading On. Tutti i corsi di Trading On, ci sono due novità importantissime, due corsi nuovi e due gioielli, di cui uno è estremamente tecnico e l'altro è per trader advanced, e saranno entrambi impostati anche sulle logiche dell'intelligenza artificiale, dell'uso dell'intelligenza artificiale nel modo corretto per favorire la vostra attività di trading. Domani c'è una live veramente strafica, ragazzi, dove parliamo sostanzialmente di come evitare errori e trappole nel mercato e come fare dindini, come fare soldi nei mercati delle criptovalute anche se siete principianti. Ore 18, speciale live Black Friday, e non mancate, la trasmetterò anche su tutti i miei canali per la prima volta, quindi sarà in diretta streaming su YouTube, su Facebook, su Instagram e su anche Twitch probabilmente, quindi anche X, insomma, eccetera, tutti i canali in temporanea. Vediamo che esce fuori, si bloccherà la telecamera. Vabbè, allora non mancate assolutamente. Andiamo a cercare di comprendere il discorso della conclusione finale di questo video per cercare di comprendere un po' questa fase. Allora, lo so che non c'è una soluzione univoca, che a molti di voi magari non piace questa soluzione univoca, però ci sono dei dettagli che secondo me non vanno presi sotto gamba da questa fase, ragazzi. Primo, anche se ci fosse un ribasso leggermente più pronunciato, sappiamo che è la chiusura probabilmente di un ciclo trimestrale di Bitcoin, di un primo ciclo annuale, ma il secondo trimestrale probabilmente sarà forte, magari non come il primo, ma più o meno come il primo, ok? Quindi questo è il discorso, ci lascia ben sperare per il prosieguo di questa fase rialzista, anche perché il primo trimestrale di un annuale non è quello che solitamente fa
il massimo del periodo, di solito lo fa il secondo, e poi ne parleremo appunto da Natale, quindi iscrivetevi magari al canale, ragazzi, mi raccomando, perché qui c'è da galoppare, ci sono un botto di cose da dire anche sulle altcoin eccetera. Siamo nella fase clou, quindi formazione a go go e presenza e mente libera sono fondamentali, ragazzi, per cambiare le sorti, no, della situazione finanziaria in questi mesi, perché i numeri ci sono, l'avete visti anche sulle altcoin. Allora, in realtà questo dato ci fa ben sperare, appunto, come dicevo, per il prosieguo di questo movimento, e ci fa comprendere che effettivamente anche una fase ribassista di Bitcoin più pronunciata è veramente l'ultimo treno prima della luna. Poi ovviamente non è che di questo siamo certi matematicamente, però sicuramente a livello probabilistico è lecito andare a provare magari delle operazioni diciamo buying anche in fase di dip in questo momento, perché siamo, primo, a favore di trend del mercato che è in un ipertrend rialzista, secondo, siamo a favore dell'analisi fondamentale relativa al domanda e offerta e quindi ETF che pompano alla grande, terzo, c'è l'impatto politico e tutto quello che c'è da dire, quindi insomma non è che stiamo campando in aria la nostra scelta. Certo, i mercati sono aleatori, anche in condizioni del genere potrebbero decidere di invertire un trend, ma a quel punto esiste lo stop loss e ci salva guardia dalla possibili perdite, perché no contro trend mai, ragazzi, quindi se il trend poi non ritorna non si può continuare. Io direi a questo punto che la soluzione più importante per concludere il tutto sia quella di verificare se tra stasera e domani si starà un rimbalzino più incisivo di Bitcoin, e in quel caso che il possibile raggiungimento dei massimi storici non sarebbe strano. Però attenzione, perché anche quel segnale lì avrebbe teoricamente poi le ore contate. Perché? Perché dovremmo andare a chiudere poi il mensile, perché se anche fa una cosa del genere poi deve andare a chiudere il ciclo mensile normale. Al momento siamo a 21 giorni, un ciclo mensile da 25 presuppone una fase di continuazione di questo trend ribassista per qualche giorno, laterale ribassista, magari un posizionamento un po' sotto questa media mobile a 11 periodi, intorno a 94-93 questa zona qui, e dovrebbe essere normale una cosa del genere, e potrebbe anche identificarci, vedete, la similarità con il ciclo precedente. Starebbe anche in piedi con l'ipotesi di una chiusura di un trimestrale. Se dovesse scendere un pochino di più, indicherebbe ancora di più che sta chiudendo un trimestrale, magari intorno ai 92, magari 90, 91, 92. Se invece da qui parte una super pump che va a rompere addirittura i 100.000 dollari, sono già andato avanti, ragazzi, è un lapsus, segnatelo, ho detto già 200, sono già andato avanti, vabbè, allora a rompere i 100.000 dollari e poi chiudere dopo, allora probabilmente questo mensile si allungherà intorno ai 30-35 giorni come mensile standard, e lo può fare con tranquillità, e questo significherebbe in questo caso che da qui è iniziato in pratica una nuova un nuovo ciclo da circa una decina di giorni, e quindi andiamo magari a fare questo tipo di close, in pratica una specie di bisettimanale. Questo bisettimanale è quello che mi piace di meno in realtà, perché poi sancisce un fake breakout in pratica, perché non potrebbe avere tanto spazio per continuare, però in realtà fa anche gola, perché una cosa del genere potrebbe spingere, no, fuori dal mercato tantissimi, andare a prendere per esempio gli stop e le liquidazioni degli short, tutti i wall degli ordini, che se vedete all'interno degli exchange ci sono dei mattoni giganti di ordini posizionati a 100.000 dollari perché sono tutti short, quindi che fa? Li liquida magari e se li porta a casa, no? Quindi il mercato a volte questi atteggiamenti li fa. Comunque avete tutti gli scenari possibili indicati in questo video, quindi occhi puntati, perché c'è da fare tanto trading su una cosa del genere, ed è tanto facile anche farlo, ragazzi, se sapete dove mettere le mani. Ci vediamo domani nella live imperdibile, non fare errori e soprattutto come fare dindini per proteggendosi ovviamente dagli errori più comuni nelle fasi di trading sul e in queste fasi di FOMO ovviamente sui mercati. Domani ore 18, ragazzi, ciao a tutti.